Ciao a tutti e benvenuti al nuovo Cosa di questa settimana. Finisce maggio, comincia giugno, finisce l'estate, cioè no, finisce la primavera e comincia l'estate. Io sono senza voce e a fine video vi spiegherò perché. E quindi i consigli della settimana. L'estate è un momento in cui un po' tutto sembra assopirsi, allora i miei consigli potrebbero risultarvi più utili. Cominciamo. Tre cose, ovviamente, una da vedere, una da ascoltare e una da leggere. Sono usciti un bel po' di film in questi giorni, anche grazie al Festival di Cannes, e quindi potete andarvi a vedere per esempio i miei video da Cannes, oppure grazie alla Festa del Cinema, e potete andarvi a vedere anche il mio video sulla Festa del Cinema. Però non sono stati di grande qualità, mediamente, tranne alcuni. Se vi devo consigliare un solo film, però, e dovete anche sbrigarvi, perché credo che lo stiano smontando purtroppo, Only Lovers Left Alive, ossia Solo gli amanti sopravvivono, di Jim Jarmusch. Ovviamente sotto vi metto recensioni, link, cose, sia per questo film sia per gli altri consigli, per magari capire un po' meglio. Jim Jarmusch, che è un grande regista, Ghost Dog, Samurai, c'era qualcosa con Samurai? No, Ghost Dog era quello sui samurai, e poi c'era Dead Man con Johnny Depp. E, grande regista che si è dedicato ai vampiri. Dici, oh mio Dio, i vampiri! No, no, vampiri di tutt'altra specie. Non ha fatto una roba tipo Byzantium di Neil Jordan, che forse uscirà a un certo punto e ne parleremo magari. No, è un film molto bello perché prende i vampiri, in questo caso Tom Hiddleston e Tilda Swinton, con Chloe Grace Moretz, no, con Mia Wasikowska, a volte le confondo, con Mia Wasikowska, che fa la sorella un po' particolare, un po' matta, e in realtà racconta questa storia di vampiri che stanno un po' delusi, esausti, che sono quasi in estinzione sul mondo e che vivono il loro rapporto con gli esseri umani come se fossero appunto dei sopravvissuti che devono salvarsi da questi zombie. Gli esseri umani per loro sono zombie. Questo ribaltamento di prospettiva in realtà viene attraverso una cosa secondo me bellissima, ossia raccontare questa epopea decadente dei vampiri come in realtà una vera e propria missione per salvare il mondo dal decadimento della cultura, dall'oblio della bellezza. Questi due vampiri, questi due amanti soprattutto, sono amanti ma dell'arte, della cultura, del cinema, della grande musica, ed è questo ed è questa la grande forza che ci porta questo film, ossia il raccontare una storia d'amore molto complessa anche e molto intrigante, non svenevole né patetica, ma romantica nel senso migliore del termine, e applicarla a una riflessione sullo stato della cultura e dell'arte in senso generale oggi. Un grande film con due grandi attori, l'ho detto, a tre in questo caso, veramente al loro meglio. Solo gli amanti sopravvivono, di Jim Jarmusch. Cosa ascoltare? Micah P. Hinson. Non l'ultimo disco, perché non l'ho ancora ascoltato, che Micah P. Hinson and, lo vado a leggere, and the Nothing. No, soprattutto i due precedenti, vi metto sotto il link con una sorta di best of, diciamo, di Micah P. Hinson. È un cantautore straordinario. Mi verrebbe da dire che forse il vero fulcro di quella rinascita della folk più tradizionale, se i Mumford & Sons sono gli U2 di quel tipo di musica, lui è il Bob Dylan di quel tipo di musica, cioè colui che prende un tipo di suono e lo riadatta completamente ai tempi moderni. Canzoni pure bellissime, una chitarra struggente, una voce bellissima, delle melodie incredibili, senza che, come dire, i difetti di quel tipo di country, di quel tipo di folk, le maniere che poi negli anni si sono condensate, si facciano sentire pesino sull'ascoltatore. È romantico, è sognante, è emozionante, e allo stesso tempo però è vivo, è vibrante, è estremamente vitale. Chi poi l'ha potuto vedere dal vivo nel mini tour che ha fatto per l'Italia lo può provare. Micah P. Hinson, diciamo, discografia completa tranne l'ultimo, poi appena lo ascolto ve lo comunico e ve ne parlerò. Cosa leggere? È uno dei libri più belli che abbia mai letto, in attesa di dirvi cose nuove che sto leggendo.
On the Road di Jack Kerouac. E voi dite, e grazie al ciufolone, grazie al ciufolone. Ogni tanto si deve anche parlare di capolavori. Parlai tempo fa di Hemingway dicendovi, e però non è che mi abbia convinto. Ecco, no, On the Road è un libro assolutamente straordinario. È appunto il viaggio, non tanto e non solo lungo le strade dell'America, che pure è fondamentale e centrale, ma all'interno dell'America, nelle città, nei luoghi, nelle persone dell'America, in quegli anni 50 e diciamo poi 60, insomma sostanzialmente anni 50, della generazione Beat, che ha dato frutti poetici, artistici e musicali incredibili, e di cui questo forse è un allo stesso tempo la summa e la somma, cioè il riassunto, il condensato, ma anche forse la vetta più alta. È praticamente l'equivalente di una jam session jazz, dove tutti gli strumenti, c'è cioè un solo grande strumento, che è, come dire, la lingua, è l'ego in un certo senso di Kerouac, ma poi ci sono tantissimi grandi strumenti, che è proprio il modo in cui il linguaggio, la reinvenzione della letteratura si perde nei personaggi, si perde in realtà trovandosi, trovando il lettore, nei personaggi, nei luoghi, nei tempi, ritmi particolari che cambiano in continuazione, ma anche l'idea di un grande paese, di tutte le sue contraddizioni e anche di tutte le sue meraviglie. Jack Kerouac, On the Road. Io dedico questo video, saluto e ringrazio, e l'accuso anche di avermi fatto un po' perdere la voce, a Anna Rita. Chi è Anna Rita? Anna Rita Caracciolo è l'organizzatrice, la direttrice artistica di un festival alla prima edizione molto bello che si chiama Il Cinema tra Natura e Cultura, che si è svolto a Manfredonia e dintorni, quindi un po' itinerante, fino a ieri sera. E che mi ha fatto scoprire la bellezza del territorio del Gargano insieme ad alcuni corti di cineasti. Su questo festival, ovviamente, farò dei pezzi, insomma, un reportage scritto, eccetera, ma farò anche dei video e pubblicherò delle foto. Quindi seguitemi o sul canale, sul mio canale, oppure sotto nell'info box vi metto i vari contatti per saperne di più di questo festival di cui parleremo, e non potremo che parlarne bene. Ho perso la voce non solo perché appunto si parla, si ride, si scherza, si gioca, ma perché il parlare, le discussioni che sono create tra la rete di persone che c'erano ha portato la mia voce via, un po' anche l'umidità, un po' anche l'aria condizionata, ma alla fine chi se ne frega. Noi ci vediamo fra un paio di giorni con il nuovo Chiedi chi era dedicato a Luchino Visconti, a metà settimana con il punto di vista su download e distribuzione, e infine settimana prossima con il cosa. Ovviamente poi c'è questo reportage che potrà avere varie forme, e le sto già ancora un po' pensando. Ciao a tutti!